Ciao e benvenuti ad un nuovo video. È un fatto universale che le madri siano generalmente viste come supereroi. Le persone vanno e vengono nella tua vita, ma tua madre è sempre amorevole, protettiva ed estremamente premurosa e non può essere sostituita da nessun altro. Tuttavia, ci sono madri al mondo così uniche che quasi non credi che esistano. Oggi ve ne mostreremo 10. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Qualcuno ti ha mai chiesto quanti figli vorresti avere? Le risposte di solito vanno da 1 a 3, ma questa donna di nome Christina Ozturk ne ha ben 22. Vive con suo marito Galip in Georgia e in pochi anni hanno avuto quasi 2 squadre di calcio di bambini. Il suo desiderio è quello di avere alla fine più di 100 figli. Ma come diavolo riesce Christina a fare da madre a tutti questi bambini? Ha solo 24 ore al giorno? Beh, contano su un totale scioccante di 16 tate che vivono con loro, oltre a un esercito di cuochi, cameriere e assistenti. Numero 9. La vita da 3 gemelle è più complicata di quanto pensi. Non solo ci sono altre 2 versioni identiche di te, ma c'è sempre la possibilità che abbiano figli contemporaneamente, portando quel legame magico tra 3 gemelle a un livello completamente nuovo. 3 gemelle della California, tutte nate esattamente a 4 minuti di distanza e rimaste incinta nello stesso momento. Gina Purcell, Nina Rollingstran e Victoria Brown non hanno pianificato nulla, e neanche il primo figlio di Nina, il secondo di Victoria e il terzo di Gina. Immagina questa cena di famiglia a Pasqua. Una di loro annuncia la gravidanza, mentre le sue identiche sorelle piangono di gioia e raccontano la stessa storia. Che coincidenza! Queste madri insolite possono anche fare affidamento l'una sull'altra per aiuto e supporto in questo caso. Va da sé che ognuno di questi bambini avrà più migliori amici di quanti ne possa contare. Numero 8. Qualcuno può calcolare la probabilità che ciò accada? A Shannon Connarty è stato detto che non avrebbe mai potuto avere figli. Secondo i medici, le sue probabilità di avere un bambino sano erano di ben 10%. Ciò è dovuto a una condizione chiamata la sindrome dell'ovaio policistico, che colpisce il 10% di tutte le donne. Ma nel settembre dell'anno 2018, Shannon, che aveva sempre desiderato essere madre, ha dato alla luce una bambina all'età di 22 anni. Ava Kane è venuta al mondo, contro ogni previsione, ma non era come la sua bambina media. Fin dall'inizio hanno notato che Ava Kane non solo aveva una testa piena di capelli bianchi, ma anche degli occhi rossi. All'inizio non ci pensarono, finché non poterono negarlo. Ava Kane aveva l'albinismo. Quindi Shannon, di fronte a una probabilità del 10% di avere figli, ha avuto un bambino con una condizione che colpisce un bambino su 17.000 nel mondo. Incredibile, vero? Quali sono le probabilità che ciò accada? Numero 7. Ecco Esteban Landro e Danna Sultana. Danna è nata uomo, mentre Esteban è nata donna. La particolarità di questa coppia non è che sono entrambi transgender, ma che hanno deciso di avere un figlio. In questi casi di solito si usano una madre surrogata, l'adozione o l'aiuto di un amico o di un parente. Ma Esteban e Danna l'avevano già pianificato, volevano farlo nel modo tradizionale. La coppia viveva nella città americana di New York e ha sorpreso tutti quando hanno annunciato che stavano aspettando un bambino. Quando nacque il figlio lo chiamarono Ariel. Tuttavia, hanno insistito sul fatto che il bambino non avrà un genere specifico. Infatti, quando crescerà potrà sceglierlo da solo. Qual è la tua opinione su questo? Facci sapere nei commenti. Numero 6. La donna successiva in questa lista, di nome Megan Yulin, è rimasta scioccata quando le è stato detto che aveva 5 gemelli. La probabilità che ciò accada è di ben 1 su 43 milioni. Inizialmente, lei e suo marito Joshua avevano già 2 figli, Jacob di 7 anni e Matthew di 2 anni. Per il loro terzo tentativo volevano una ragazza, tanto per cambiare. Però sai come si dice, stai attento a ciò che desideri. Megan ha avuto una lezione approfondita in questo, quando non solo ha avuto il suo terzo figlio, ma anche il suo quarto, quinto e sesto, settimo e anche ottavo allo stesso momento. Infatti avevano 5 gemelli.
la famiglia, che ora è composta da 9 membri, non potrebbe desiderare altri figli e ora sono alla ricerca di una nuova casa più grande per tutti. Numero 5. Claude Anstan è una donna che ha sempre amato le cose in abbondanza. Ad esempio, adora collezionare libri. La sua libreria, infatti, ha raggiunto la soglia di 1000 libri, ma ha anche deciso di creare un'altra collezione, vale a dire una bella collezione di bambini. In primo luogo è rimasta incinta di 3 figli, Ivan, Otto e Felix. Poi ha avuto 3 gemelli, Rufus, Hank e Pearl. E poi è andata avanti e ha avuto un'altra coppia di gemelli, Sylvie e Cosmo. Quanto è raro avere 3 e poi 2 gemelli. Mentre ringrazia ogni giorno la sua buona stella per la sua numerosa famiglia, Chloe e suo marito Rohan spesso lottano per avere un po' di tempo per sé. Così hanno escogitato una regola. Le 8 sono l'ora di andare a letto per i bambini, lasciando un totale di una lunga ora per rilassarsi. Numero 4. Nessuno nella storia l'ha mai fatto. Questo è ciò che la gente ha detto del successo di Rose Higgins. Ma cosa c'è di così speciale in Rose? È stata definita la madre più piccola del mondo. Quando aveva solo 2 anni, soffriva di una condizione chiamata agensis sacrale, una deformità della colonna vertebrale. L'intera metà inferiore del suo corpo doveva essere amputata. Ha anche dovuto imparare a vivere senza arti prostetici. Una soluzione è stata trovata negli skateboard che usava per andare in giro. Rose ha condotto una vita relativamente normale ed è diventata persino un meccanico di automobili. Il destino ha voluto che nel 97 incontrasse il suo futuro marito, Dave Higgins. Immediatamente le fu detto che il parto avrebbe potuto letteralmente provocare la distruzione dei suoi organi. Rose, però, ha deciso di farlo comunque. Tutto è andato bene e alla fine è diventata madre di 2 figli, Luke e Shelby. Numero 3. Jennifer Ashwood non è una madre normale. Infatti è una madre con non uno, ma 2 uteri separati. Questo è già molto speciale di per sé, ma la storia diventa ancora più incredibile. Infatti è rimasta incinta di un bambino in entrambi gli uteri contemporaneamente. È come avere 2 gravidanze contemporaneamente. Questo non è solo molto strano, ma anche praticamente impossibile. Non si tratta solo di 2 uteri, ma del fatto che 2 ovuli sono stati fecondati contemporaneamente e 2 bambini sono nati senza complicazioni. È a dir poco un miracolo e ad ogni visita i medici rimanevano stupiti. Riesci a immaginare cosa abbia pensato la stessa Jennifer quando le è stato detto che avrebbe avuto 2 bambini da ogni grembo? Il medico stesso potrebbe anche aver pensato che l'ecografo non lo indicasse correttamente all'inizio. Numero 2. Il peggior incubo di ogni genitore. Ma quando la madre di Alfie Patten ha lasciato suo figlio e la sua ragazza Chantelle nella sua casa nel villaggio di Lower Dicker, nell'East Sussex in Inghilterra, ha pensato che non potesse succedere nulla. Dopotutto, Alfie aveva 13 anni e Chantelle 15. Ma a causa di quello che è successo quel giorno, entrambi sono finiti sui titoli dei giornali quando Chantelle ha finalmente dato alla luce un bambino. Alfie e Chantelle divennero i genitori più giovani d'Inghilterra. Naturalmente questa storia ha portato a molte polemiche a causa della loro età. La bambina è nata nel febbraio del 2009 e si chiamava Maïs Roxanne. Sebbene nessuno avesse previsto la reazione di Alfie al bambino, si dice che l'amasse, lo nutrisse e lo cambiasse. Ha persino smesso di giocare ai videogiochi. Numero 1. Per i gemelli puoi coordinare la nascita nello stesso periodo, ma quello che non potrai mai pianificare o addirittura prevedere è che una coppia di sorelle gemelle identiche partorirà 2 gemelli. Carrie Bunker e Carrie Wall hanno 9 figli insieme. Nell'ottobre del 2010, grazie alla fecondazione in vitro, Kelly ha dato alla luce 2 gemelli. 11 mesi dopo, sempre usando la fecondazione in vitro, sua sorella gemella ha dato alla luce 2 gemelli. È stato detto loro che probabilmente non sarebbero mai rimaste incinte. Quindi, passare dall'avere quel pensiero all'avere 2 gemelli 2 volte è stato sbalorditivo, specialmente quando si sente che Carrie e Kelly hanno appreso che erano incinte ciascuna a 3 settimane di distanza nello stesso ospedale. Cosa stanno facendo ora, ti starei chiedendo? Beh, vivono l'una accanto all'altra, così i loro figli identici possono crescere insieme. Hai una madre unica?
facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.